Vado in ordine alfabetico, dai, così evitiamo. Allora, dunque, se andiamo in ordine alfabetico, quindi la cipola. Allora, vi presento un caro amico, ma soprattutto un grande campione, un campione del mondo, che tra l'altro lo vedrete adesso fisicamente, addirittura sta più tirato di quando nell'82 vinse il mondiale, Franco Causio. Praticamente potrebbe fare 90 minuti ad alto livello già adesso. Accomodati, non... mettiti, scegli, scegli. Ecco, sì. E Buonasera a tutti. poi Franco, mettiti lì, va. Che poi Franco un legame con le Marche ce l'ha, perché quando era ragazzino ha giocato un anno nelle Marche, anche lui. Me la Poi sapevo. andiamo sempre in rigoroso ordine alfabetico, l'uomo del cielo sopra Berlino, campione del mondo anche lui, ma come telecronista, Marco Civoli. Cielo azzurro sopra Berlino. Buonasera a tutti. Lo mettiamo accanto a Franco, oh, poi una grande firma, una grande giornalista di cui mi onoro di essere collega, è arrivato al volo ma scattante, rampante, e vediamo se oggi sarà pungente come al solito, Mario Sconcerti. A sto punto sembra la coperta di Linus, portatela, scusa perché lasciarla lì. Ecco. Buonasera e grazie. Ecco. Il preferito di Ilaria D'Amico, che è un debole per lui, dai, l'ho detto. Sì, ma... Allora, aspetta, allora tu prendi questo e io vado di là. Top. Allora, il tema è il calcio di ieri e il calcio di domani. Da dove vogliamo partire? Beh, partiamo da Da dove Franco, vuoi insomma, tu? che il calcio di ieri l'ha vissuto da protagonista, il calcio attuale lo vive da commentatore. Beh, la domanda quasi scontata, che però credo sia doverosa, ma sono proprio così tante le differenze? Beh, direi di sì, quindi è cambiato un po' tutto, quindi il calcio di oggi è un calcio un po' più frenetico del nostro, quindi sono stretti un po' gli spazi, sicuramente è cambiato il modo di preparazione, se vedete i ragazzi di oggi fisicamente sono veramente da far paura, vedete me poi c'è una bella differenza, sono tutti da 1,80 in su, quindi... Comunque noi ce la sbrigavamo anche abbastanza bene, forse tecnicamente come qualità avevamo qualcosa di più, però loro sono veramente molto bravi fisicamente, niente da dire, quindi se togliamo qualitativamente io credo, almeno poi loro seguono anche loro il calcio, ma tranne Messi e Cristiano Ronaldo io di top player in giro oggi come oggi ne vedo pochi. Però tornando al calcio di una volta, il calcio di una volta era molto diverso. Si giocava a uomo, io mi ricordo in particolare, guarda, c'era Zignoli, Tendi, uno giocava nel Milan, l'altro nella Fiorentina, che potevo andare anche a parlare col mio Trapattoni lì in panchina, loro mi venivano dietro, non mi lasciavano un secondo. Quindi oggi c'è la zona, quindi dopo l'avvento di Sacchi è diventata la zona, è subentrato anche un modo diverso di giocare, di vedere. Però credo che il nostro calcio era più difficile perché veramente saper saltare l'avversario non era facile. Ogni tanto quando guardo le partite dico, e vedo questi spazi che danno agli attaccanti, dico come mi sarebbe piaciuto avere quello spazio. Purtroppo. Purtroppo, dai. È l'età, la carta d'identità è quella, Mario. C'è niente da fare. Mario, tu che insomma, hai qualche anno in più rispetto a Marco, perciò magari hai visto più partite, concordi con quello che dice Franco? In parte, concordo su due cose, sul fatto che ci sia meno qualità ad alto livello, ad altissimo livello, la qualità media che c'era 30 anni fa francamente era più alta, forse noi non ce ne accorgevamo che c'era la famosa sindrome Bertoglio, non so chi nel 75 ci fu un grandissimo duello sullo Stelvio tra due corridori che erano piccoli, Galdos e Bertoglio. Che fu aiutato da Gimondi in una salita. Non mi ricordo, sinceramente era Questo me lo Olin, ma ricordo non mi io. ricordo. Ci fu un lungo testa a testa. Quello che voglio dire è che potevano essere
non erano coppie Bartali, ma era come se fossero coppie Bartali, ecco. Cioè, vedendoli in diretta lì da soli che scalavano lo Stelvio, ti illudevi di una qualità, che ci fosse dietro una qualità che in realtà non c'era. Ecco, può darsi che, io mi ricordo con quante critiche arrivò ai mondiali, per esempio la nazionale di Bearzot e la nazionale di Franco, in realtà c'erano giocatori straordinari, eccezionali, già da prima. Cioè, Tardelli è stato un modello universale, anche se non era un dribblatore, e noi ci innamoriamo dei dribblatori. Antonioni è stato, cioè, è stato quasi irripetibile, perfino nella vaghezza è stato irripetibile, senza contare gli attaccanti, da Rossi a Graziani, o i difensori da Scirea a Gentile, a Cabrini, eccetera. È vero anche quello che diceva Franco, cioè che oggi mancano i giocatori che fanno la differenza. Questo sì, ce ne sono un paio, forse c'è Ibrahimovic, ma non sono nelle squadre, nelle singole squadre, perfino in nazionale. A mio avviso noi abbiamo una nazionale modesta, e lo dico, cioè vinciamo con le piccole, pareggiamo con quelle buone, perdiamo con quelle ottime. Ma se andiamo a poco tempo fa, per non andare addirittura... Questo non giocava mica meno bene di Baggio, no, non lo dico qui, l'ho scritto sui libri, per cui lui era un giocatore eccezionale, e come lui ce n'erano perfino altri. Oggi tu hai Candreva hai El Shaarawy, e devi insistere perché questi ragazzi crescano. 10 anni fa noi avevamo Del Piero e Totti, 20 anni fa avevamo Baggio e Zola. Oggi ce li sogniamo, sono giocatori che veramente, forse la crescita fisica, forse la crescita della velocità del gioco ha tolto qualità al calcio. Ma comunque niente toglie allo spettacolo. Quest'anno sarà per esempio un campionato estremamente equilibrato, tolta la Juventus. A proposito, che tifo fate? Potete alzare la mano gli juventini, per esempio. Sono tutti juventini questi. Milanisti? No. Pochi. Meno. Interisti? Qua ce ne sono anche molti della Fiorentina. Fiorentina? Secondo me. Hai visto? È una squadra, è la tua squadra. È la mia squadra. Intriga molto quest'anno. No, io sono fiorentino, per cui c'è poco da. Ah sì, che mi intriga molto quest'anno. Beh, sì. Credo che, a parte la Juventus, che è indubbiamente più forte delle altre, quest'anno ci sono 4-5 squadre che partono accanto, che giochino meglio o peggio delle squadre di 20 anni o 30 anni fa, significa poco. L'importante è che l'equilibrio riporti, come dire, noncuranza di risultato e competitività. Anche perché, Mario, parliamoci chiaro, la Liga non è che sia bellissima da qualche anno a questa parte. Scusa. 20 anni fa, negli anni 80-90, se tu vai a vedere le formazioni Juventus, Inter, Milan, Mario così ricorda perché lui memoria eccezionale, quindi i stranieri che c'erano... Io lo so di mestiere, lo storico del calcio. È il tuo lavoro. Ma gli stranieri che c'erano nelle quelle squadre, insomma, la Roma, Cerezo, Falcao, Platini, Boniek, insomma, poi l'Inter... Ma lo stesso Verona, Elker, Brigel. No, che ha vinto il campionato con Brigel e Elker. Insomma, l'Inter in quel periodo lì, insomma, tu che sei... Che guardi Marco? Lo guardo perché lui deve aiutare. Lui ha vestito per una stagione la maglia dell'Inter in un'annata fantastica. Se voi andate a vedere, io insomma all'Udinese ho giocato con un certo Zico, insomma Zico, c'era Zico, Platini, Maradona, ragazzi, io ho detto tre nomi che sono i più forti giocatori nel mondo in quel periodo lì. Maradona lo è ancora adesso, non penso che dopo Maradona... Con tutto il rispetto per tutti gli altri, forse un certo Cruyff non era male, Johan Cruyff non era male neanche lui. Quindi... Allora sentiamo Marco Civoli, ma c'è veramente questo gap tecnico tra il calcio di 30 anni fa e quello di oggi? Prima però non so se Franco, Mario, uno dei due ha detto una cosa secondo me importante, comunque adesso si va al triplo della velocità, insomma... Se giochiamo a calcetto tra amici e andiamo a due all'ora, il controllo di palla è molto più semplice. Se corriamo diventa molto più difficile. È cambiato il modo di preparazione. Sì, però secondo me, ma io ho avuto la fortuna di andare
giovanissimo, cioè bambino, allo stadio di San Siro, quindi insomma ho visto un po' crescere. Poi ho fatto questo mestiere e ho avuto un'altrettanta fortuna. E ogni tanto mi chiedo quanti di quei giocatori che ho visto tanti anni fa oggi potrebbero starci, potrebbero giocare tranquillamente. Uno è qui di fianco. Poi mi viene in mente quello che è diventato insomma quasi un fratello, che è Sandro Mazzola. Oggi Sandro farebbe mirabilie con il suo fisico, il suo scatto, perché era un campione eccezionale. E a proposito, quando prima Franco diceva Zignoli, Tendi, io andavo da Trapattoni e loro mi seguivano. Sandro mi diceva una cosa del genere di Rosato. Mi raccontò che una volta andò, Herrera lo chiamò, lui andò vicino alla panchina di Herrera, Rosato lo seguì e Rosato chiese a Sandro che cosa gli avesse detto il mago, perché era chiaramente un altro calcio. Io ho grande nostalgia, Maurizio, di quel calcio, grandissima nostalgia, perché loro probabilmente, e non solo la generazione di Franco, erano i figli della strada, i figli del marciapiede e i figli magari degli oratori. Oggi molti giocatori sono figli della televisione, li vedi una volta e sembrano dei fenomeni. E quindi io ho nostalgia di quel calcio, nostalgia di quelle mirabilie che si facevano. In effetti oggi, e poi abbiamo Mario che insomma è il vate di tutto, e credo che anche Mario sia d'accordo sul fatto. Io non so se Mario si diverte, non gliel'ho mai chiesto, sono rare le occasioni di incontrarlo. Io no, vorrei chiedere a Mario, ma facciamo lo stesso mestiere, ma tu ti diverti quando guardi le partite, quando le guardi in televisione, quando hai la fortuna di vederlo, ti diverti ancora o ti adegui? Perché io sinceramente mi diverto pochissimo, e questa è l'amara realtà, al di là insomma degli amori calcistici personali, per cui uno si diverte quando vince anche magari al 92esimo su autorete, ma al di là di questa considerazione il calcio di oggi mi fa divertire molto poco. Prima della risposta, Mario, solo una comunicazione: tra poco apparirà un numero di telefonino, è il numero al quale potete mandare per sms le vostre domande, che poi noi proporremo agli ospiti. La risposta di Mario, nel senso, io sono tifoso, questo vantaggio, mi diverto quando vedo la mia squadra giocare bene o vincere, il che non è che succeda molte volte. Cioè, quest'anno si è divertito. Quest'anno mi sono divertito molto, però in generale non si può pretendere, Marco, di lavorare e divertirsi, è molto raro. Cioè, noi abbiamo una grande fortuna e un limite, cioè abbiamo la fortuna perché facciamo finta di lavorare sostanzialmente. Fare giornalista, diceva, c'era un vecchio grande giornalista, si chiamava Bruno Rogo, e lui diceva sempre: meglio che lavorare, si può fare il giornalista. Naturalmente c'era una parte di verità e una parte di battuta, però abbiamo la fortuna di girare intorno al calcio, di vedere un sacco di cose insieme al calcio, e abbiamo anche il diritto ad annoiarci vedendo calcio. Ecco, io quando finisce il campionato riesco a vedere un paio di partite, tra cui la finale dei campioni della Champions League, poi faccio veramente fatica a vedere le altre partite, perché mi diverto poco. Se non ho partecipazione, insomma, il sentimento ci vuole. Credo che nessuno di voi veda tutte le partite. Noi siamo abbastanza condannati a un brutto termine, ma dobbiamo vederle tutte. Insomma, saremmo degli imbecilli se ci divertissimo sempre, ecco. Cioè, tutti giocano a pallone, via, giù risate. No, non funziona così. È sempre meno divertente. Però vi devo dire una cosa, io non so esattamente, è tanto che ci studio, ma non l'ho ancora capito. Per esempio, parliamo di metodi, di metodi tattici, di velocità di gioco, di responsabilità fisica dei giocatori. Io sono andato a fare un giochino statistico per l'ultimo libro che sto scrivendo, che è la storia del calcio vista attraverso i gol, visto attraverso il gol, proprio il gol come soggetto, per cui la statura, la forza fisica. Ecco, all'epoca della Pro Vercelli, voi sapete che negli anni 10 c'era una grande squadra che vinse, la Pro Vercelli, che vinse 5 scudetti più 2, 2 li vinse negli anni 20. Ecco, a quell'epoca i gol, la media gol era la stessa di adesso.
cioè, c'è qualcosa di straordinario se giocando in qualunque modo a pallone, passando qualunque epoca e qualunque cambiamento fisico, tecnico, tattico, si segna allo stesso modo. Qualunque siano gli avversari, evidentemente quello che conta è semplicemente l'equilibrio. D'altra parte, una squadra di seconda categoria segna quanto una di Serie A. Non è che le partite in seconda categoria finiscano 9-0. Se un avversario di seconda categoria finirà 1-1, 2-1. I famosi tre gol per cui si va sull'over, l'over 3 resta, resiste. Ecco, questo, se ci pensate, è veramente eccezionale. E dà l'idea della straordinaria, dello straordinario equilibrio di questa invenzione che è il calcio. Però io vorrei spezzare una lancia, poi arriviamo all'aneddoto di Franco sul calcio di oggi. Ci sono alcune cose però che sono, secondo me, indubbiamente migliorate. Blatter, che è un uomo che non riscuote grandi simpatie, che sicuramente non ha questa pletora di meriti, però solo l'aver abolito il passaggio al portiere, secondo me, dal punto di vista dello spettacolo, è stato un passaggio in avanti enorme. Poi vi racconto un aneddoto. Io mi sono trovato quest'inverno a commentare una partita di Champions con Massimo Mauro. C'è stato un intervento di un difensore che è intervenuto prima sulla palla molto rude, poi nello slancio con l'altro piede ha messo giù l'avversario, l'arbitro l'ha ammonito e Massimo dice: no, questa non è mai ammonizione, perché effettivamente ai tempi vostri, se uno interveniva prima sulla palla, vi poteva anche gambizzare. Questo per dire, gentile difensore straordinario, oggi come oggi la famosa partita contro Maradona durerebbe, Mario, 20 minuti contro Zico e contro Maradona, contro tutte e due, ma soprattutto contro Zico, ragione Franco. Ecco, contro Zico. Maradona non l'ha neanche toccato, perché Maradona, vabbè, quella volta contro Zico, mi ricordo una volta, gli strappò pure la maglia a un certo punto. Quanto durerebbe adesso Gentile? 20 minuti? Giallo e rosso. Io credo che abbiamo bisogno di difensori come Gentile. No, ma abbiamo. Su quello, per carità, Marco, no, ma quello non c'è ombra di dubbio, anche perché Gentile non era solo bravo, no, era bravo pure quando saliva. Credo, credo, Maurizio, che Claudio oggi si adeguerebbe, ma, la forza, l'intelligenza, ma il valore di Gentile è assolutamente fuori discussione. Ripeto, era anche bravissimo quando saliva. Il mondiale l'abbiamo vinto, il primo gol alla Germania, da un'incursione sua sulla destra. Dico, però questo fatto, questa accentuata severità nei confronti del gioco duro, parliamoci chiaro, 30 anni fa Mario era lecito. Senti, tutto. Io ricordo che una volta tu parlavi prima del passaggio al portiere. Ricordo che l'Inter vinse un derby, l'Inter dei Trapattoni contro l'Inter di Sacchi, se non ricordo male, per 1-0 con gol di Serena su lancio di Beppe Bergomi, che fece una discesa. E ricordo che Sacchi negli spogliatoi si lamentò tantissimo, perché dice: non si vincono così le partite. Praticamente l'Inter a un certo punto fece non so quanti retropassaggi su Zenga. Il bello comunque di quel calcio era che si potevano vincere anche delle partite così. È chiaro che ogni calcio ha la sua epoca e ogni epoca ha il suo calcio, però io ribadisco, visto che il tema di stasera è il calcio di ieri e quello di domani, io personalmente ho grande nostalgia. Non è che butto via il bambino e tutto quanto che quello che c'è oggi, ma personalmente ho grande nostalgia per un certo tipo di calcio di qualche anno fa. Franco, quante botte in meno avresti preso? Io mi ricordo anche un'altra volta, il tuo compagno di squadra Anastasi, all'epoca commentavo con lui, andavamo a commentare una partita, era Napoli-Atalanta, c'era Vavassori, allenatore dell'Atalanta. Vavassori andò da Pietro Anastasi e gli disse: se ripenso a tutte le botte che ti ho dato, mi vergogno. Lo so. Disse questo. Quante botte prende? Tu che eri. Ho parlato prima dei due personaggi che, oltre che ti seguivano, randellavano. Sì, a quel periodo lì, quando, specialmente, ripeto, uomo. Oggi come oggi, se il sottoscritto, Sala, Conti, Donadoni, questi, insomma, fantasisti. Franco, un po' amati, più vicino. Se fossimo stati marcati a zona come è adesso. Ragazzi, quando ci prendevi mai? Quando marcavi a zona Maradona, marcavi Platini, Zico, questa gente qui non la prendevi mai, devi per forza marcarli a uomo e non riuscivi neanche a prenderli. Però io ti voglio raccontare una roba importante, no? Io ho avuto all'inizio della mia carriera lì a Torino due allenatori di un'epoca che fu uno Parola e l'altro Vispalek. Con metodi di lavoro Vispalek. No, non avevo capito, scusa. Vispalek.
quindi uno dei primi stranieri venuti in Italia che ha preso lo zio di Zeman, esattamente. E sai, io con questa gente qui andavamo a Villar Perosa a fare la preparazione, con tutti, a un certo punto la mattina pensavamo, io venivo dalla Serie C, avevo avuto Di Bella a Palermo e Segato a Reggio Calabria, no? Con metodi di lavoro un po' diversi. Arrivi a Villar Perosa, tu fai la mattina, pensi, sai, alle 8 sveglia, colazione, no? Pantaloncini, pagliettina, pensi di andare a campo, passeggiata, per come passeggiata, ti fermavi, bevevi il caffettino, ogni tanto quello di prosciutto, pomeriggio, riposo, mangiare, riposo, no, allenamento, solo con la palla, qualche giro di campo. Eppure, nonostante tutto, con Parola abbiamo vinto il campionato, con Vispale che abbiamo vinto il campionato, siamo andati in finale di Champions che abbiamo perso con la grande Ajax a Belgrado. Quindi poi nel 77 è arrivata la rivoluzione, perché c'è stata a Coverciano, se ti ricordi, il corso allenatori fatto da Italo Allodi, che lui volle a tutti i costi. Questo, io me lo ricordo, te lo benissimo. Ricordi benissimo, quindi sì. Non so se voi ve lo ricordate. Lui fece il corso allenatori a inventò il corso allenatori. E di lì venne, anzi Boniperti prese Trapattoni, che Trapattoni era già all'Atalanta, lo portò a Torino. E lì cominciò lì. Lui non era il Milan, Giovanni, non era il Milan. Era stato già tre mesi secondo di Rocco, senza patentino. Però lui andò, doveva andare all'Atalanta, invece poi Trapattoni lo portò alla Juventus. E lì cominciò questa rivoluzione, perché questi allenatori, fatto il corso, andavano a vedere gli olandesi, i belgi, i francesi allenare, no, un mese da una parte, un mese dall'altra. È cominciato, primo giorno andavamo tutti su in montagna, 40 minuti di corsa, perché ci vedeva tutti belli rotondetti, no? Allora dice, bisogna fare fondo, 40 minuti di corsa, ginnastica passiva, poi di nuovo altri 40 minuti, ginnastica a terra, noi facevamo solo corsa, dice, perché mi vedo tanti maialini, ci dicevano, no, dovete praticamente asciugarvi. Infatti poi quell'anno lì abbiamo fatto 77 punti, Torino ne ha fatto uno in meno, quindi abbiamo battuto tutti i record, quindi siamo arrivati in finale, anzi abbiamo perso quell'anno lì, abbiamo vinto a Bilbao la Coppa, il campionato, abbiamo perso la finale di Coppa Italia a Roma in finale con Milan. Con un rigore, quindi ecco perché il calcio di allora, poi il calcio di Trapattoni, innovativo, che voluto da Italo Allodi, corso Coverciano. Queste sono esperienze che, insomma, io ho vissuto. Poi ho vissuto altre esperienze, quindi con altri allenatori, quindi da dirigente. No, siccome Mario prima faceva la differenza anche nel modo di atteggiarsi, di porsi dei calciatori di un tempo e quelli di oggi sono contentissimi, ad esempio, che Sky va nello spogliatoio 10 minuti prima dell'inizio della partita, perché fanno vedere la cresta, il tatuaggio, l'addominale. Ma ecco, con certi allenatori non entravi neanche, sai, uno come Mazzone, come non andavi neanche a mettere il naso dentro lo spogliatoio, tu. Te lo dico io, sono cambiati perché adesso ho diritti televisivi, adesso pigliano soldi apposta. E poi adesso pigliano i soldi, ma una volta tanti allenatori. No, è cambiato proprio lo status del giocatore, nel senso 30 anni fa, diciamo 30 anni per prendere un po' tutta la piazza, più o meno, tutto il gossip, qualunque tipo di pettegolezzo era riservato alle attrici, era riservato ai re, alle regine, alle principesse. Ai cantanti. Devo dire, dal 78, dall'arrivo della televisione a colori del 78, che porta il grosso risultato della loro nazionale in Argentina, dove addirittura probabilmente la qualità del calcio fu superiore a quella dell'82, dove poi si vinse, il calciatore diventa il nuovo simbolo proprio dell'età, nel senso che è bello, è giovane, è sano, è trasversale, quindi è ricco. Cioè, se tu a quel punto non c'è madre che non voglia la figlia fidanzata o sposata con un giocatore, mentre da grande, mentre negli Stati Uniti ha un figlio, lo battezzi e gli dici spero che tu diventi presidente degli Stati Uniti, da noi, da quel momento, si spera di diventare giocatori di calcio. Perché il giocatore di calcio è il nuovo simbolo di qualunque cosa. La palestra lo rende bello,
il talento lo rende magico, la ricchezza lo rende irresistibile. Una cosa del genere era già successa negli anni 30, quando il fascismo aveva spinto molto questo sport emergente e aveva fatto estremamente ricchi i giocatori. Noi abbiamo avuto un grande calcio in quegli anni. Meazza probabilmente giocava come Maradona, non sto dicendo, Meazza ha vinto gli stessi mondiali di Maradona facendo, anzi ne ha vinto uno e più, facendo gol tutti lui nelle finali, era un grande calcio. In quel momento ci fu il primo salto di qualità nel, come dire, nel modo di essere individuo, di essere uomo di un calciatore. Ecco, volevo coinvolgere Marco. Marco è giovane, ma insomma qualche anno di carriera alle spalle ce l'ha. Sì. No, ha ragione Mario. Anche l'approccio di noi giornalisti con i giocatori è molto cambiato. Completamente diverso. Allora, gli anni Ottanta certificano anche una sorta di boom, no? E quindi, Cabrini diventa il fidanzato delle italiane. Sì. Quindi diciamo che negli anni Ottanta il nostro paese insomma vive anche questo tipo di conoscenza, e chiaramente il calcio è sicuramente trainato anche dalla vittoria vostra dell'82. Recentemente io ho avuto la fortuna di, per un'iniziativa della RAI e della Gazzetta dello Sport, di rivisitare 12 partite della nostra nazionale. Naturalmente la finale di Madrid, e quindi insomma quello che c'è stato prima, durante e dopo, e la prima, quel famoso 4-3 di Italia-Germania in Messico. Allora, dal 70 al 2006 sono passati 36 anni, e in effetti il calcio è cambiato moltissimo. E ha ragione Mario, cioè la televisione ha spostato determinati equilibri, però io rivedere alcune giocate di quella partita, rivedere del 70, rivedere alcune giocate dell'82, rivedere poi tutte le partite, insomma mi rendo conto che il calcio aveva una tecnica sopraffina che adesso non ha. Oggi è difficile, lo si dice sempre, no? Chi è che riesce a saltare l'uomo, che è una cosa che viene insegnata? Ecco, oggi è molto difficile trovare in un nostro campionato, ma forse nemmeno nel nostro campionato, un giocatore che ha la sensibilità di puntare l'uomo, di lasciarlo, di dribblarlo, di mandarlo a ruzzoloni. È chiaro che si gioca anche in un modo diverso, però è chiaro che anche gli allenatori sono delle persone completamente diverse. Prima parlavamo di un'epoca dove Nereo Rocco, Herrera, lo stesso Trapattoni avevano era l'unico. Parlo di tre epoche diverse. Quando tu prima parlavi di calcio innovativo del trap, qualche anno dopo il trap era da pensionare, insomma. Invece ha portato sicuramente delle idee e ha portato una cultura che in quel momento forse non c'era, come lo stesso Herrera aveva portato una cultura del lavoro incredibile. E oggi gli staff tecnici delle grandissime società, ma non solo delle grandi società, non c'è solamente l'allenatore, c'è uno staff, e quindi anche questo è un segno del cambiamento. Poi è chiaro che c'è un responsabile. Adesso sono in 23. Io parlavo l'altro giorno con Mauro Sandreani, che è un mio caro amico, che è entrato a far parte adesso dello staff di Antonio Conte, ha lavorato per qualche anno nel settore giovanile della Juve, è stato allenatore, è stato commentatore anche per la RAI, e vai a vedere, allora, Conte, Carrera, Alessio, il preparatore dei portieri, la Fiorentina ne ha 10, ecco. No, ma vi racconto un aneddoto. Ci sono delle squadre che hanno tre preparatori dei portieri. Primo preparatore dei portieri, ve lo ricordate? L'Udinese Calcio c'ha 23
adesso 22 perché questo, uno se l'è preso l'Inter. Questo che cosa significa oggi? Questo che significa? No, fino a fine anni 70 non esisteva il preparatore non, dei portieri. Non te lo so dire, nel senso che è una cosa che non ho... Mario, non ma negli anni 70 mai... non esisteva neanche il preparatore, sì, atletico, insomma, faceva tutto l'allenatore. No, mi sembra un'esagerazione, sinceramente. Noi, ma non io so dico, Trapattoni, sì, ogni tanto credeva qualche consiglio, se vi ricordate, a Vittori, che allora c'era Mennea, che purtroppo non c'è più, che lavorava, anzi era lo sponsor della Seasport. E allora c'era Vittori e Mennea che lavoravano a Torino, c'era la Seasport che si allenava, e ogni tanto Trapattoni parlava con Vittori per cercare qualche cosa di preparazione, di diverso. Sono lì, ma i preparatori negli anni 70-80 non ce n'erano, assolutamente. Faceva tutto l'allenatore. Intanto vi giro un po' di domande che sono già arrivate, così interagiamo no, anche io, con il scusate, nostro pubblico. Ma, sì. Scusate, vai. Questo posto è bellissimo, ma voi non ci avete ancora fatto un applauso. Perché? Perché Mario, perché stanno ascoltando con grandissima attenzione quello che si sta dicendo, allora non vogliono interrompere. Allora, c'è la prima domanda è per te, Mario. Ma è meglio la luce, però. Mario, cosa ne pensi della vendita dell'Inter a Toir, l'indonesiano? Che non è stata ancora venduta. Ah, esatto, allora della probabile, della possibile, non probabile, possibile vendita a Toir? È un discorso molto lungo, vediamo se si riesce a sintetizzare. Cioè, da un punto di vista, come dire, tecnico-industriale, aziendale, è un fatto abbastanza comune. In Italia abbiamo venduto moltissime aziende all'estero. Non troppe in Indonesia, ma molte all'estero. L'ultima, voglio dire, l'Europiana, è un'azienda che valeva 5 volte l'Inter, 2 miliardi di lire, l'hanno presa i francesi. Quello che capisco meno è, cioè mi sembra che sia improprio parlare di cessione dell'Inter. Quelli che sono stati veramente ceduti sono gli interisti. Perché sono i clienti, cioè parliamo di tifosi e quindi di clienti. Che rapporto hai tu tifoso con la tua squadra? Sei il proprietario di un signore che sta a 10.000 chilometri di distanza. Un'azienda produce cose, il calcio produce sentimenti. Come li esterni? A chi ci sarà? Mettiamo che ci sia Sconcerti, ma non sarà mai Moratti, non sarà mai... Cioè il bisogno che c'è nel calcio è di un rapporto fisico con la presidenza della società. Pensate agli striscioni, che poi pesano, perché se fate indovinate lo striscione il presidente va KO, cioè non è che lascia la società, ma gli pesa molto, lo riprende tutta Italia, eccetera. Se è un signore che sta a 10.000 chilometri di distanza, che l'Inter diventa una delle 40 grandi cose che ha al mondo, non so se sarà la stessa cosa. Credo veramente di no. Abbiamo l'esempio della Roma, Mario, o no? La Roma è molto diverso e comunque non è un bell'esempio. Allora, posso dire la Roma è diverso, finisco, perché la Roma intanto c'ha il 40% di una grande banca. Grande banca italiana, il 25-27% se non sbaglio è di soci e di azionisti in borsa, e il resto sono intanto italo-americani, non è che sono indonesiani, sono si chiama Perrotta, si chiamano D'Amore, è gente con cui puoi parlare e quasi puoi arrivare, e comunque non sta dando nessun tipo di risultato diverso da quello di un italiano. Marco, volevi... No, era semplicemente una curiosità. Io mi accodo a quello che dice Mario, sottolineando anche un altro fatto, che non è, cioè, questa vendita, se mai ci sarà, non sarà una cosa semplicissima e non sarà una cosa brevissima. Perché gli scogli, anche da un punto di vista del sentimento e dell'affetto, sono tantissimi. Detto questo, oggi ho saputo una cosa che mi ha fatto sorridere, ma che
Se vuoi segui il filo del discorso che ha toccato prima Mario, e cioè se Toir diventa il proprietario, io uso questo termine, dell'Inter, in Italia verrà solo per vedere il derby, così ha fatto sapere lui. Ecco, quindi quando si parla di presenza fisica, di contatto, che è vero perché abbiamo bisogno anche noi che facciamo questo mestiere, ma anche la gente che segue, ha bisogno del, come dire, del contatto quasi fisico con i responsabili e con i proprietari delle varie società. Ecco, però la cosa che mi ha fatto sorridere oggi è: qualora diventasse, beh, insomma, verrebbe solo per vedere il derby o i due derby, insomma, ecco, visto che due comunque ci sono. Allora, una domanda per Franco Causio: cosa ne pensi dei cori degli insulti verso gli atleti di colore, in particolare il gesto di abbandonare il campo, riferendo sì al caso Costan, l'ultimo in ordine di tempo? Ma io credo che abbia risposto già Adriano Galliani, direttore, quindi sicuramente Costan ha sbagliato, anche perché poi si dà sempre tanto modo di parlare di questi deficienti che fanno appunto queste cose che non dovrebbero fare, però le cose sono diverse da quella che è successo con Boateng e quella con Costan l'altro giorno. Io credo che lui non doveva abbandonare il campo, il regolamento sappiamo che è l'arbitro che deve decidere, credo che ogni tanto bisogna, anch'io quando andavo a Verona mi dicevano Barone Terrone, eppure me la beccavo e andavo avanti. Ma tu eri Terrone, vabbè, davvero, ma io mi ridevo, anzi driblavo uno, gli facevo gol, andavo sotto la curva e li salutavo, e lui doveva fare lo stesso. Allora, questa domanda la giro a Marco. Cosa ne pensi del divario sempre più grande tra il budget delle squadre italiane, qui sottolineato ormai nullo, non direi, visti soprattutto gli ultimi acquisti di Higuain, di Gomez, dello stesso Tevez, però effettivamente inferiore a quello di società che hanno dietro Sceicchi e Magnati, che offrono molto di più? Non dovrebbe esserci il fair play finanziario a livello europeo? Belli purtroppo hanno già trovato la scappatoia. Eh sì, solo che qualcuno prova ad attrezzarsi per osservarlo e... Credo che anche la possibile vendita di cui parlavamo prima di una società come l'Inter entri a far parte anche di questo tipo di situazione, cioè nel senso che è chiaro che arriverebbero dei capitali freschissimi, ma sappiamo benissimo che nel giro di qualche stagione, almeno le regole dovrebbero recitare così, chi non ha i budget a posto, poi qui entriamo nella finanza, nei dettagli, ma insomma... Io ho fatto cenno alla scappatoia. Qual è la scappatoia? Lo sceicco fa un contratto di sponsorizzazione a tantissimi zeri, insomma, e risolto il problema. Le regole sono state fissate. Allora, così, cioè, parlavamo prima del calcio degli anni 80, qui sono arrivati in quegli anni 80 e 90 i migliori stranieri d'Europa e del mondo, perché il nostro calcio aveva delle possibilità smisurate, probabilmente perché anche in quel periodo il paese dava l'idea, l'impressione, la realtà di avere un potenziale economico da gestire, da buttare nel mondo del calcio. Oggi non è più così e le grida d'allarme che giungono anche dai... Marco assicurava anche tanto il settore giovanile, che poi è stato abbandonato. Sì, però se tu sì, prima hai citato, ho giocato con Zico, allora oggi uno dice però, con chi gioco? Però insieme a Zico avevo 7 della primavera che avevano vinto il campionato italiano. Però c'avevi Zico, però Maradona ha giocato a Napoli, Platini ha giocato a Torino, cioè i migliori sono arrivati qua. Chiaro, e quindi oggi per muovere qualcosa devi comunque vendere uno tra i più grandi. Perché se il Napoli non avesse venduto Cavani, probabilmente il Napoli non avrebbe provato a fare una campagna acquisti che certamente da noi è considerata ora estremamente importante. Già si comincia a dire il Napoli è molto vicino, se non alla pari della Juve, ma se non avesse venduto Cavani non avremmo forse trovato Higuain. A parte che dal mio punto di vista Tevez, Higuain, Llorente, insomma, non so come la pensa Mario, non sono certamente dei giocatori stratosferici, sono giocatori che comunque hanno avuto un passato anche recente in club e insomma non è che sono andati via strappati o rapiti, ecco. Questa è la mia idea. Posso dire una cosa?
Cioè, è strano, rispondo alla domanda sulla differenza di qualità economica, di ricchezza dei club europei rispetto agli italiani. Non so, ma non vi siete mai preoccupati della differenza di ricchezza di 3 squadre italiane rispetto alle altre? Ma quello vi è andato bene, perché era alle vostre squadre. Cioè, adesso che quelle 3 squadre sono meno ricche delle altre squadre europee, si va a fair play finanziario. Cioè, non vi siete mai chiesti perché 3 squadre prendono il doppio di quasi tutte le altre squadre di diritti televisivi? No. Una piccola parentesi di campanilismo, mancava un dettaglio: nel 66 la Juve ti ha comprato, mancava, era la San Benedettese, appunto, diciamo, non so, almeno in questo triste momento almeno questo. Sì, ma Pertini ce l'aveva con te? No, ce l'aveva con Zoff, perché lui non aveva preso il set che io avevo tirato, e allora siccome loro erano mazzieri, e tu sai quando giochi scopone mazziere deve sempre prendere, lui ha fatto passare Berzotto, aveva il set bello e non abbiamo vinto la partita, e allora a quel punto lì il presidente si è arrabbiato con Dino. Allora andiamo veloci con le domande, che sono tantissime. Vi chiedo, ma tutta questa velocità del gioco di oggi, comunque, non scusa, è... Ho visto tre personaggi che non ci sono più, che sono delle figure indelebili: Scirea, Pertini e Berzotto. È il vecchio Berzotto. Penso che un applauso se lo meritano alla grande. Allora, tutta questa velocità del gioco di oggi non è frutto di qualcosa di sospetto? Rispondi tu, Franco, visto che il calcio di ieri l'hai giocato. In che senso sospetto? Non sai, i sospetti ci sono dappertutto oggi, quindi no, io credo di no, quindi c'è la buona fede, assolutamente, Maurizio. Mario Sconcerti, visto che nel calcio di oggi è un dato in dubbio, è sempre più difficile lanciare giovani rispetto al calcio di una volta, si potrebbero istituire le famose squadre B anche nel campionato italiano, come del resto accade nella Liga, questo lo aggiungo io? Ma io non vorrei sempre partire da molto lontano, ma è successa una grande rivoluzione e quasi non ce ne siamo accorti. Cioè, oggi, rispetto a 20 anni fa, 15 anni fa, oggi per giocare a calcio i nostri figli, anzi i vostri figli, perché i miei sono i nipoti, ma i figli degli italiani oggi possono giocare a calcio solo se pagano. Non si, oggi o paghi una scuola calcio o non giochi a pallone. E che messaggio? Ai miei tempi, se mio padre doveva pagare la scuola calcio dove andavo, non aveva i soldi, non potevo mai più, assolutamente. Non se lo poteva permettere. Quindi tralascio il fatto che in molte scuole calcio, perché non è una polemica con le scuole calcio, perché mi interessa a me di fare una polemica con le scuole calcio che fanno il loro mestiere, e meglio sia che almeno la gente lavora. Ma abbiamo anche un senso ipocrita di annullare in base a cui bisogna annullare l'agonismo, cioè i bambini, siccome pagano, devono giocare tutti lo stesso minutaggio e sempre, perché c'è la rete. Ma che c'entra con lo sport? Che c'entra con la qualità dei singoli? Che c'entra con la selezione dello sport? Lo sport è crudele, vince il migliore, vince l'eroe. Se noi andiamo a vedere nella storia, in qualunque storia, l'eroe è sempre cattivo. Andate a vedere anche perché, Mario, i morti che ha fatto Ercole, Mario, o Achille, Mario, o... rispetto agli sport individuali, c'è chi festeggia l'argento, il bronzo, nel calcio arrivi primo, o anche l'argento non esiste, sei uno sconfitto. Esattamente. Allora no, mi chiedo se non sia questo che sta sconvolgendoci. Oltre al fatto che ormai 2 giocatori su 3 in Italia sono stranieri e 1 su 2 anche nei settori giovanili. Ma tu guarda il calcio mercato adesso, vedi un italiano e 100 stranieri che vengono. Ma da dove arrivano? Non è possibile che non abbiamo noi in Lega Pro, la cosiddetta C, la B, vabbè, giocatori che possono essere migliori di tanti stranieri che arrivano in Italia? Sarebbe un discorso lungo e un pochino delicato. Ho una domanda per Marco: visto il divario sempre più accentuato tra piccole e grandi, si può arrivare alla creazione di un campionato europeo tra le squadre più importanti? Insomma, una Champions League che diventa il campionato europeo. C'è già.
Ma non perché sia qua, ma sabato scorso, se non ricordo, io ti ho ascoltato, Mario, eravamo a Pontremoli, Mario ha ricevuto il premio Raschi e noi eravamo a Pontremoli perché eravamo stati selezionati con Sandro per il premio Bancarella Sport e, se non ricordo male, Mario disse: vedrete che il calcio di domani ci porterà ad un mega campionato europeo e a un campionato italiano, come dire, regolamentato in modo assolutamente diverso. Io mi auguro che non sia come pensa Mario, mi auguro che ci sia ancora spazio fra 20 anni per poter vedere magari il Verona di turno che, se non vince lo scudetto, però arriva magari nelle prime tre e va in Champions. Mi auguro che si possa arrivare ancora a questo tipo di risultato, me lo auguro, ma non sono assolutamente convinto. È chiaro però che né io né Mario né Franco e né Maurizio neppure voi credo che non sappiamo esattamente che cosa accadrà fra 20 anni. Possiamo solo augurare, almeno io mi auguro, che non accada questo. Allora, rispondo a questa domanda: dopo il tramonto di Cannavaro e Nesta, mi si chiede se trovo che in Italia, a parte qualche eccezione, sia finita l'era dei grandi difensori centrali. Vari Chiellini e Barzale, seppur bravi, non possono essere paragonati a loro. È vero, Barzale e Chiellini non sono certo di quel livello. Spero che presto qualche Cannavaro, qualche Nesta salti fuori. Ad esempio, si parla molto bene di questo Romagnoli della Roma, che peraltro è esordito in Serie A facendo gol. Si fa male spesso, però. Mi dicono che Cristante, che è un centrocampista del Milan, ma trasformato in difensore centrale, potrebbe diventare un grandissimo difensore. Certo che questi due sono molto giovani al momento, nuovi Nesta e Cannavaro non se ne vedono. Io credo che si debba accettare un dato di fatto. Negli ultimi 2-3 anni, forse 3-4, subire gol è diventato meno importante, è diventato più importante farli. Faccio un esempio evidente. Montella non ha chiesto un difensore alla Fiorentina, eppure la Fiorentina ha subito 44 gol, ne ha fatti 72 e non aveva in teoria bisogno di un centravanti, in realtà sono venuti solo attaccanti o centrocampisti. Questa è una scelta sbagliata o no, lo vedremo, io non lo so, ma sono molti a fare questo tipo di scelta. Oggi è meno importante prendere il gol perché sai che lo fai più facilmente. D'altra parte, per esempio, ci sono cose di cui temo non ci siamo accorti. Quest'anno ci sono stati 60 rigori in più. La famosa legge del quarto uomo, dell'arbitro di area di rigore, ha portato un aumento incredibile dei calci di rigore, cioè dei gol. Se si fosse segnato 60 gol in più in tutti e 90 i campionati che ci sono stati, 100 campionati che ci sono stati, i risultati della storia del calcio sarebbero stati assolutamente travolti. Stanno capitando le cose, solo che noi davanti alla televisione non ce ne accorgiamo. Quest'anno sono stati segnati, mi sembra, 970 gol, che sono tantissimi. 1000 secondo me, Mario. Può darsi. Io sì, adesso sì. Sto andando. Cavani aveva fatto il 1000esimo l'ultima giornata. Però vince il campionato sempre chi prende meno gol. Non è vero, anche questo, solo 3 volte. La difesa migliore? Quest'anno sì. E anche l'anno scorso la quest'anno Juve. Sì. Uguale. Ma vince la squadra più forte. Quest'anno, negli ultimi 2 anni, è stata una differenza. Ma statisticamente non è un dato corretto quello che vince chi c'ha la migliore. È successo, succede 6 volte su 10, ma 4 volte no. E in questo momento c'è questa tendenza che durerà magari un altro anno, non è perché il calcio, le generazioni bruciano veramente in fretta, ma in questo momento segnare un gol, essendo molto più facile segnare un gol, proprio per quello che diceva Causio, cioè per la profondità, gli spazi che sono aumentati, si dà meno importanza al gol subito. Ecco, a proposito di gol, così giro questa domanda a Franco Causio, chiedono se il Napoli ha perso o guadagnato vendendo Cavani. Ovviamente la domanda è incompleta, ma credo che il nostro amico si riferisca pure agli arrivi di Higuain, Calhoun, Martens, Albiol. Sicuramente io credo sì, uno come Cavani non potevi mai trovarlo, perché è difficile trovarlo, è uno dei più forti che ci sono al mondo nel suo ruolo. Però io credo che il Napoli, con la vendita di Cavani e più gli altri soldi, 60 milioni di euro che mi hai messo dentro
nel mercato, quindi De Laurentiis si credo che stia facendo una grandissima squadra. Chi glieli porta i palloni davanti? Perché sono no, rimasti... no, 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 non è per vero, adesso non sono è vero, rimasti Berami e Zem... Hiller. No. Napoli, Napoli è una squadra equilibrata, e vedrai. 4-2-3-1, non è male, non è una brutta squadra. Fanno, sembra che 4-2-3-1. 3-1, esatto. Quattro sono attaccanti lì, Certo. Cioè, Martens, Calleoni, Insigne... No, me no, no, non giocano tutti, giocherà no, solo con la punta. Amsic, per carità, sì, ma gioca solo con la punta. La mia impressione è che debbano prendere ancora un grande centrocampista. Ma infatti stanno trattando con Alonso, sì. Andiamo veloci, le domande sono tantissime. Allora, Elia Juventino Doc, la Gino Marco Civoli, secondo voi è un bene o un male il ritorno in Italia top player? Ma io direi bene, però. Sì, molto anche bene. Se, anche se non sono top player, sono degli buoni giocatori, ma non sono top player perché in effetti non è che ce ne siano in giro tantissimi. Quelli no, che però sono Marco possiamo sono dire che magari giocatori. 12 mesi fa pensare che potessero arrivare non tanto Tevez ma Higuain e Gomez che poi costano sembrava quasi un miraggio 12 mesi fa. Sì, però dobbiamo anche capire nella storia del recente Gomez e Higuain quanto come dire erano... Che colla avevano nel rispetto del Real e del Bayern? Non credo fossero la primissima scelta spesso dei loro allenatori, però non è che io debbo cancellare tutto, dico solamente che è bello e quindi vediamo che giocatori comunque non più giovanissimi ma che hanno un ottimo pedigree che si misurino anche in un campionato come il nostro, questo sì, lo stesso vale per Tevez. E comunque dei tre Higuain lo possiamo ancora definire giovane perché ha solo 25 anni insomma rispetto a Gomez e Tevez. No, pensavo che ci fosse anche il cielo di Berlino, vabbè comunque anche il cielo di Dortmund non era male. Guarda che paradossalmente no, perché secondo me la vera finale di questo mondiale, di quel mondiale è stata questa ed è la partita che mi ha dato anche più emozioni proprio sul piano del racconto, insomma poi la finale è la finale quindi è l'epilogo, ma questa è stata veramente, anche perché quella sera ho visto Sandro Mazzola piangere e mi ha commosso ulteriormente. Sandro, Italia-Germania, la giocò, pochi se lo ricordano, solamente un tempo e quell'Italia-Germania Sandro Mazzola non se la sente addosso perché poi ci fu la famosa staffetta con Rivera. Allora, grazie comunque. Allora, sto cercando di ritrovare le domande, vabbè ce ne sono alcune che vertono sullo stesso ahimè argomento che sono rivolte a me, riguardano il fallimento l'ennesimo di una squadra, beh temo che sia l'inevitabile conseguenza di una incompetenza a livello dirigenziale che ha del comico se non fosse un qualcosa di veramente brutto. C'è veramente, vi posso dire, un'intera città che sta piangendo in questo momento, vabbè. Andiamo avanti, allora Mario, prima abbiamo parlato del Napoli, insomma che cambia tutto, di squadre che comprano gli attaccanti, ma in pole position c'è sempre la Juve? Sì, sì, certamente. Certamente perché peraltro ha preso due giocatori importanti, ne ha presi tre, il terzo adesso non mi ricordo. Ogbonna. No, Ogbonna, sì, Tevez, Ogbonna, vabbè Llorente è il terzo. Cioè, ha vinto bene lo scorso campionato e si è rinforzata, cioè dovrebbe venir meno qualcosa nel carattere della Juve, nel gioco, nel metodo, nell'allenatore perché possa essere raggiungibile, altrimenti temo che non ci sia niente da fare, mentre c'è molto più equilibrio in tutto il resto. Ma quale potrebbe essere secondo Franco e Marco l'avversario più insidioso della Juve? Secondo te Franco? Guarda, ancora sicuramente il calciomercato finisce il 3 settembre, quindi qualcosa ancora, ma se il Napoli è la squadra che in questo momento, insieme alla Fiorentina, visto che parlavo prima con Mario, la Fiorentina, con Gomes, non so se Rossi ha ripreso al 100%, ma c'è anche Ljajic, è la squadra che mi intriga molto. Per Marco? Qualche mese fa avrei detto il Milan, perché credevo che il Milan puntellasse in un certo modo una squadra che secondo me era già molto forte, non mi pare che non stia succedendo nulla se non che il colpo promesso è un certo Honda giapponese, quindi il cuore mi dice, mi auguro che l'Inter possa essere l'avversario della Juve, ma la ragione mi dice che ora come ora
tra Napoli e Fiorentina esce l'avversario, almeno adesso che ne abbiamo 26 di luglio. Barone, sono due domande per te, una molto completamente diversa tra di loro, però belle. Allora, la prima, se ci ricordi il grande Gaetano Scirea. Beh, Gaetano Scirea, come fai a non ricordarlo? Assolutamente. No, dico un ricordo tuo. Certo, ricordo, che lo ricordo. Io mi ricordo, te lo dico subito. Lui è appena arrivato a Torino dall'Atalanta, insieme, c'era la succursale allora, la Juve con Boniperti, c'era un dirigente Bortolotti dell'Atalanta, che praticamente si sentivano in continuazione con Boniperti. E praticamente tu c'era Scirea, Cabrini, Fanna, poi c'erano altri 3-4, adesso non mi ricordo i nomi. Arrivavano tutti dall'Atalanta. Scirea, dopo un periodo di tempo, una settimana, eravamo in ritiro a Villar Perosa, c'era Salvatore Sandro, che era in camera con me, no? E mi diceva: guarda, sto ragazzo non parla mai, però quando comunque gioca, ragazzi, dice Sandro, ma guardalo come si muove, questo qui prima o poi mi fa salutare il calcio. Infatti poi è diventato titolare, lui giocava, ha iniziato a giocare a mezzala anche nell'Atalanta, i primi tempi nella Juve giocava anche mezzala. Nel momento in cui Sandro Salvatore ha fatto il passo indietro, lui ha preso il posto di Sandro Salvatore, che parlo di uno dei grandi della Juve difensori, lui non è più uscito. Però prima di togliergli una parola, io ogni tanto dicevo: Gai, parla in campo, porca miseria, fatti sentire. Sì, sembrava un muto, però ragazzi, ma quei piedi faceva quello che voleva. Oh, adesso questa domanda la faccio a te, ma mi piacerebbe sentire anche un parere di Mario e di Marco. Cosa ne pensi del trattamento della società Juventus nei confronti di Del Piero? A me? Sì, soprattutto a te, ma vorrei sentire anche Mario e Marco. Ma io credo che, sai, sinceramente, come è stato trattato l'anno scorso, stai sbagliati i tempi. Io avrei scelto un altro modo per salutare Alex Del Piero, quindi sicuramente una delle ultime bandiere, quindi, della società bianconera. Però ricordo ai tifosi che la Juve l'ha fatto con tanti altri, quindi di noi, anche con sottoscritto stesso, quindi quando c'è da dire addio, dice addio. Anche perché vi ricordo che la società Juventus rimane, allenatori, giocatori, dirigenti purtroppo passano, questa è la sacra nuda verità. Quindi più che questo posso dire che con Del Piero probabilmente la Juve poteva comportarsi in un altro modo. Mario? Non era facile. Prima cosa, che cosa potevi fargli fare? Una partita da Dio, non salutarlo almeno. Scusa. No, l'hanno salutato, ma c'è una cosa che secondo me che... Ha sbagliato i tempi nel momento in cui il presidente del consiglio di amministrazione, praticamente 4 mesi, 3 mesi prima, 5 mesi, nel rinnovo del contratto l'ha salutato dicendogli che con l'anno prossimo aveva chiuso il rapporto con la Juventus. Tutto lì. Sì, ma cioè, quello che voglio dire, io non il rapporto tra la gente e Del Piero lo conosco poco e fondamentalmente mi interessa anche poco. 20 anni da Juve non si possono nascondere con quello che ha fatto Alex. Io non ce li ho i 20 anni da Juve. Vabbè, però io ti ho anche detto che tanti campioni come Del Piero. Se mi fai finire, arrivo a una conclusione. Vai, scusami. Nel senso che mi sembra che gli juventini non abbiano capito una cosa, una differenza di fondo. Noi siamo abituati alla Juventus degli Agnelli, ma degli Agnelli come patron, degli Agnelli come estremi padroni. Andrea Agnelli fa il direttore generale della Juve, fa Galliani, non fa Moratti, non fa Gianni Agnelli, non fa Umberto Agnelli. Andrea Agnelli alle 8 di mattina lo trovate in società e sta il giorno lì, cioè è quello il suo lavoro. Qui non c'è un ricco signore che si diverte a fare calcio, c'è un'azienda, questo è cambiato. E mi sembra che gli juventini abbiano delle difficoltà a capirlo. C'è un'azienda, anzi una finanziaria, che dà dei soldi a una società,
il cui presidente ha lo 0,005 di quella finanziaria. Questo non, con il problema di Del Piera, che c'è? Non ho capito, mi scusi. Sì, ma io il sentimento ve lo lascio, non è mio, è vostro. Non mi, per Antonioni lei ce l'ha il sentimento. E allora è la stessa cosa per me. Io giudico i fatti. Giudico i fatti. Se no è come quando si dice ma la Juve è 90 anni, gli Agnelli ci sono da 90 anni. Peraltro non è vero. Gli Agnelli nel 1935 morì il padre di Gianni Agnelli e per 12 anni la Juventus andò a un certo desio. Anzi, cari ragazzi, vi devo dare una cattiva notizia, che la Juventus per molti anni ha sponsorizzato il Torino, il grande Torino, si chiamava Fiat Torino. Questo per poi dopo, dopo arriva Del Piero, dopo arrivano tutti gli altri, i sentimenti ognuno se li gioca come crede. Ma inizialmente dove lo mettevi Del Piero? Pensate a un giovane dirigente, dove, che gli fai fare? Il presidente, che gli fai fare? Il team manager? O gli dai da fare il mercato? Con quale scienza fai il mercato Del Piero? Oggi trovi un filibustiere piccolo, alto così, e magari con una panza così più grossa della mia, e ti mette... Ogni riferimento a chi era proprietario di una pizzeria è puramente casuale. Sì, scusami, sì. Io non ho detto di fargli, non ho detto di fargli fare il dirigente. Ma c'è questa difficoltà. Di Mario, dobbiamo correre verso la chiusura della serata. Su Del Piero, no, volevo sentire anche piccolo, Marco. È un piccolo passaggio dell'anno precedente, quando io cerco di essere, di fare un po' di cronaca, quando Del Piero autonomamente... in un video un messaggio disse io l'anno prossimo gioco ancora con la Juve, quindi in poche parole fece una sorta di autopromozione sul contratto, che spiazzò molto quella che invece era una decisione molto gelida da parte della dirigenza della Juve. Però al di là di questo la passione e l'affetto per i tifosi c'è stato e non si cancellerà mai, però recitano molti addii, sono stati recitati molti addii nel mondo del calcio e molti addii che non hanno poi visto, come dire, un nuovo matrimonio. Antonioni citato da Mario, Paolo Maldini, faccio anche dei nomi che riguardano l'Inter in questo momento, che nemmeno uno è... Zenga. Ma anche Beppe Bergomi, insomma. Beh, certo, Beppe, certo. Quindi, voglio dire, il mondo è pieno di addii consumati e poi di che rimangono lì, però rimane... nella storia del club il giocatore, e questo nessuno può, come dire, cancellarlo. Allora abbiamo ancora tempo per una domanda prima di arrivare alla chiusura. Le scuole calcio delle squadre professionistiche, dice un nostro amico, sono diseducative. Forse le scuole calcio delle squadre professionistiche sono diseducative. Non l'ho mai provate, non so che tipo di diseducazione. Io trovo, ripeto, trovo assurdo che per giocare a calcio debba pagare, questo sì, cioè fare una cosa estremamente naturale. Il calcio è lo sport dell'uomo, se noi buttiamo un pallone a un bambino di 2 anni, la prima non lo prende con le mani, gli dà un calcio. Non è un caso che i più grandi calciatori siano delle persone normalissime, cioè Messi è arrivato a 1,69 m, Maradona nemmeno, Pelé era 1,70 m, non c'è bisogno di essere come nella pallacanestro, come nella pallanuoto, come dei supereroi. Il calcio è un gioco normale, va fatto in qualunque luogo. Insegnare a calcio, la prima domanda che mi fa venire di diseducante è: chi insegna gli insegnanti? Mancano gli insegnanti. Ma i maestri dove nascono? Non a Coverciano. No, ma qui potremmo aprire un'altra parentesi, che nel settore giovanile sono troppi allenatori che vogliono fare carriera. Di Favini, De Rossi ce ne sono pochissimi, anche questo è un problema. Maurizio, siccome ogni tanto mi occupo di questa roba e faccio parte del consiglio direttivo del settore giovanile scolastico con Gianni Rivera e parliamo di questa roba qua, parliamo delle scuole calcio, ma se tu vai nelle scuole calcio non hanno un campo dove far allenare, no? In un campo di calcio c'è la scuola calcio, c'è i pulcini, ci sono gli esordienti, c'è gli allievi, c'è la primavera, come fai a imparare? Poi c'è il carrozziere, il barbiere, no? Il falegname,
è il contadino che fa l'allenatore. Ma cosa vuoi che gli insegni a questi bambini qua? Mancano i maestri, gli insegnanti, mancano questi qua, che adesso si sta parlando, però è lì, purtroppo noi dipendiamo dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nel settore giovanile scolastico purtroppo possiamo fare delle proposte, ma è la Federazione, Abete, che devono intervenire. Stiamo facendo di tutto per fare, mettere a queste scuole calcio, no? A dargli un qualcosa, tanto per dire, le tre stelle per fargli diventare scuole calcio vere, per dargli un qualcosa. Stiamo ancora aspettando delle risposte, è da 2 anni. No, soprattutto quindi... potremmo fare il paragone, cito 3 nazioni, Germania, Francia, addirittura Svizzera, ascolta, dove tedeschi, il paragone con i centri di formazione è imbarazzante. I tedeschi, se non sbaglio 6 anni fa, Oliver Bierhoff, che lui... Hanno iniziato prima, hanno investito non so quanti milioni di euro, però hanno vinto Under 19 mondiale, Under 20 mondiale, Under 21 mondiale, sono arrivati dove sono arrivati con la nazionale A. Quindi se tu non investi c'è poco da parlare, tu vai in Francia. In Francia sono di quelle scuole calcio, di quei... Ragazzi, c'è da rabbrividire, tu dici ma è possibile che in Italia non riusciamo a capire, e le grandi squadre adesso stanno incominciando, la Juve... con Marotta, che è entrato Marotta, che sta facendo qualcosa di importante nel settore giovanile. Galliani dopo tanto tempo si è accorto che i vari Maldini, Costa Curta, Baresi, no? Sono venuti al settore giovanile, l'aveva abbandonato, adesso di nuovo vuole top player che vengano fuori dal settore giovanile. L'Inter è lo stesso. Quindi noi abbiamo abbandonato in Italia per tanti anni il settore giovanile. Adesso lo stiamo riscoprendo perché gli altri, i tedeschi, gli inglesi stesso, i francesi, la Spagna con la cantera, adesso hanno scoperto tutti la cantera, Barcellona che fa da moda la cantera, vabbè, però la verità è questa, nuda e cruda. Però poi viene Bayer con i suoi milioncini, compra i migliori giocatori e vince la Coppa. Avete fatto un casino tra settore giovanile e scuole calcio. No, perché adesso... ma scusa, dai, allora il settore giovanile della Mario, cantera, quanta Mario, gente, quanta gente, quanta gente del Barcellona è arrivata. Mario, apri tu il giro finale, dai. Apri tu il giro finale, facciamo la chiosa di questa chiacchierata tra amici. Ma guarda, intanto devo dire che io non conoscevo, cioè, a me piace venire, ha ragione Marco, ci siamo ritrovati anche un'altra settimana, mi piace fare un po' il teatrante di giro, soprattutto quando i teatri sono di questa bellezza qui. È vero. Peraltro, a proposito di tifosi, io sono fin da piccolo, a 15 anni scrissi 80 pagine su un marchigiano e me lo pubblicarono anche, era uno di Recanati, un po' gobbo, sì. E non giocava a calcio. E non giocava a calcio, no. Insomma, mi sono sempre sentito a casa mia da queste parti. Beh, mi perdonerete se scollino l'ultima risposta di calcio, visto che non mi ha fatto la domanda, e vi ringrazio e vi do davvero la buona serata. Marco. Che abbiamo parlato moltissimo, soprattutto del calcio di ieri e di oggi e magari poco di quello di domani, però probabilmente vogliamo tenerci stretto quello che abbiamo visto e cercheremo anche di capire che cosa questo domani ci riserverà. Però io vorrei rivedere ancora tanti e tanti talenti, e uno l'abbiamo qui di fianco, perché oggi questi giocatori e questi, come dire, figli della strada e degli oratori latitano. Barone, tocca a te, no, la chiusura. Manca secondo me l'esperienza dell'oratorio, l'esperienza della strada, quello che ho fatto io, perché da ragazzo dovevi andare a giocare. Io andavo la mattina, devi andare in chiesa perché c'era i Salesiani. O andavi a sentire messa per giocare, oppure se non sentivi messa non giocavi, ti faceva giocare il prete. È una cosa impressionante. E poi quando uscivi dalla scuola mettevi i libri lì a fare la porta e giocavi, c'è poco da fare, adesso non puoi farlo più. L'esperienza della strada è quella che mi ha insegnato a me. Cioè, io veramente vi devo ringraziare della bellissima serata. Maurizio è stato un compagno, lo stesso Marco, e poi non parliamo del maestro qui. In particolare Mario, che lo ringrazio sempre. Allora sempre facciamo un grande applauso. Grazie a Marco Civoli, Franco. Grazie. Causio, Mario Sconcerti, grazie a voi per essere stati numerosi fino all'ultimo. Grazie e buona serata a tutti.